cosa si desidera realmente e con fermezza? La risposta era quello che noi tutti i giorni vediamo con i nostri occhi. Ed ecco che giornalmente Jeffrey nota un giovane che corre sul sentiero davanti a casa sua, che fa giochi. Jeffrey, un po' da dietro la tenda e più avanti, in mezzo ai cespugli, lo scruta, lo controlla, lo osserva, vede questa sua postura del corpo, questa sua corsa elegante, e da subito la sua fantasia inizia a galoppare. Lo scruta per diversi giorni, il desiderio diventa fuoco, lo riscalda e decide che quel giovane deve essere suo. Si arma di una mazza e per diversi giorni percorre avanti e indietro quel sentiero e le zone intorno ad esso per trovare, per cercare quel ragazzo. Ma il giovane non è più passato. Penso che sia stata la sua salvezza. Arriviamo così al settembre del 1987. È l'anno della seconda vittima. È trascorso però un bel po' di tempo tra la prima e la seconda. Ma purtroppo questo lasso di tempo trascorso non è bastato, non gli è bastato a far sì che le sue fantasie lo lasciassero libero. In questo periodo si dedicò a sciogliere nell'acido animali vari trovati morti nel bosco. Ma come succede, no? Può bastare per una mente perversa come la sua qualche cadavere di animaletto trovato casualmente in giro? No. Comincia a frequentare ambienti omosessuali. Comincia allora a frequentare i gay dei bar e delle discoteche di Milwaukee, che presto diventano il terreno di caccia preferito per i suoi omicidi. E passa le notti a caccia tra i gay della città. Nessuno sospetta che quel giovane col viso da ragazzino è pronto a trasformarsi in un serial killer. Conosce Steven, un ragazzo di 24 anni, si piacciono e decidono di andare in albergo a fare sesso. Trascorrono la notte assieme con le loro effusioni erotiche e all'indomani mattina Jeffrey si sveglia e Steven è ancora lì, accanto a lui, steso nel letto. Sembrerebbe addormentato. Aveva messo del sonnifero nel suo bicchiere per renderlo inoffensivo e passare la notte con lui. Al mattino, quando mi sono svegliato, avevo delle ferite sulle mani e sulle braccia e lui, la bocca piena di sangue. Ma non è così. Steven non può sentire più nulla. Era morto. Dalla sua bocca sgorgava sangue. Dahmer, a questo punto, esce dall'albergo, ritornando poco dopo con una grossa valigia nella quale inserisce il cadavere del giovane. Decide di portarlo nella casa della nonna che abitava poco distante. Lo porta in cantina, dove può dare sfogo alle sue fantasie erotiche, dove può possedere sessualmente il cadavere. Lo fa ripetutamente e una volta soddisfatto lo fa a pezzi e lo disperde un po' tra i rifiuti e un po' nel bosco adiacente. Purtroppo il periodo che accennavo prima, durante il quale Jeff non aveva commesso delitti, è solo un lontano ricordo. Dalla seconda vittima in poi, Dahmer inizia una lunga escalation di omicidi. C'è
Siete stanchi di sentir parlare di morti? Non posso che darvi ragione. Ci vediamo al prossimo episodio.